Annalisa Palozzo, qui a Cepagatti, nel tuo paese, inaugurato il comitato elettorale che ti porterà a questa candidatura nelle elezioni regionali. Come mai questa nuova avventura? Voglio rappresentare il mio territorio e dopo questa mattina ricca di persone sento che il sostegno di tutti quanti ci sarà. Ho fiducia in loro come loro la hanno in me. Credo che siamo pronti per un passaggio successivo, un passaggio più in alto per rappresentare il territorio di Cepagatti, ma soprattutto tutto quello della Vallata, del Pescara, dei comuni qui limitrofi, Rosciano, Nocciano, Alanno, Catignano, Civitaquana, Pianella e tutti gli altri comuni a livello regionale. I cittadini oggi ci hanno dimostrato sostegno e io sosterrò sempre loro con il mio impegno costante e quotidiano per loro e per la nostra bellissima regione Abruzzo. L'unica scelta veramente capace, competente e un marchio di qualità era quella del candidato presidente Giovanni Legnini. Lui è un uomo delle istituzioni, ma è anche un uomo del fare, un uomo che con la sua competenza e anche la sua gavetta, la presenza negli enti pubblici, ormai da tantissimi anni, saranno 50 anni che lui si impegna per la politica, può essere un marchio di qualità per il nostro Abruzzo. Il punto importante sono i giovani e il lavoro. Lavoro significa futuro e lavoro significa famiglia. Non possiamo andare avanti se non abbiamo in mente questo.